Questo video è sponsorizzato da Digit Space, un e-commerce che vende prodotti di elettronica a prezzi molto convenienti. Sul sito sarà possibile acquistare schede Arduino, sia compatibili che originali, sensoristica varia e tutto quello che vi può servire per realizzare i vostri progetti. Andate a visitarlo, il link in descrizione. We'll be right back.
Allora, volevo spendere due paroline per questo prodotto. Innanzitutto voglio ringraziare Digit Space per avermi inviato il buono che mi ha permesso di acquistare questo prodotto. Non è stato facile montarlo, ci sono tantissimi componenti, soprattutto di tipo SMD, quindi se pensate di acquistarlo dovete tenere in mente di avere a disposizione un'ottima strumentazione per poterlo montare. E bisogna essere anche pratici nel montaggio di componenti SMD. Ovviamente questo strumento adesso andrà tarato, non è molto preciso. Io l'unico problema che ho riscontrato è sul selettore della selezione del tipo di accoppiamento del segnale, ovvero in AC o DC o ground qui. Non lo so perché il display a volte mi segna sempre DC, quando in realtà al centro si dovrebbe trovare in AC, però comunque la commutazione avviene. Forse è un problema software, non ve lo so dire, o magari c'è qualche saldatura fredda e quindi è colpa mia, dovrò ricontrollare bene la scheda. Ovviamente se acquistate questo prodotto dovete essere anche consapevoli del fatto che è sempre un giocattolo, non ha nulla a che vedere con gli oscilloscopi digitali per misurazioni, però diciamo così è molto carino per verificare se una sorgente sta generando o meno un tipo di segnale. Ecco, per esempio, io adesso ho inserito questa sinusoide da un generatore di segnali che ho qui in alto, adesso non voglio mostrarvi perché lo avete visto già prima. Ecco, è possibile zoomare il segnale, fissarlo, avere più info, basta tenere premuto questo pulsante e qui ci sono tutte le info, la Vmax, la Vmin e altre. Adesso provo a levarlo. È possibile, leviamo di nuovo l'accoppiamento, aumentare il moltiplicatore della sonda. O il divisore in modo da poter visionare meglio il segnale. È anche possibile lavorare sulla base dei tempi. Basta tutto qui. Volevo informarvi semplicemente di questo. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social, iscrivetevi al mio canale YouTube e spuntate la campanellina in modo da ricevere una notifica quando pubblicherò un prossimo video. A breve usciranno tantissimi video su Arduino. Sono consapevole di essere molto indietro. Ho comunque già preparato diversi contenuti, dovrò semplicemente editarli e pubblicarli. Mi raccomando, ragazzi, continuate a iscrivervi, spammate i miei video. Andate sul sito della Digit Space e se vi interessa questo prodotto acquistatelo, costa meno di 13 euro, circa 12 dollari 80 se non sbaglio, adesso non ricordo bene, comunque costa veramente poco e poi la soddisfazione di montarlo da zero è unica. Alla prossima, so, see you next time.